la eliminiamo e ci mettiamo al mercato anche se solo 2 volte a settimana. Però in prospettiva, cioè abbiamo un anno santo e quell'area può essere No, utilizzata. certo, Non è ma che infatti poi, la non mia è che idea poi nel era. 2025 ogni 2 giorni facciamo uscire i camper perché devono entrare gli No, ambulanti. no, no, Diventa certo. No, un problema. diciamo, l'area mercatale, se di area mercatale si deve parlare, secondo me è la zona verde di Via Sansotta che eventualmente con investimento si può provare a tradurre, a trasformare definitivamente per dare una collocazione, come dire, fra lo stabile e il rotativo, il bisettimanale, insomma. L'idea era solo quella che, ovviamente, salvo necessità di parcheggio e via dicendo, liberare la centralità della piazza Tarantelli spostando in quella sede il mercato, perché è vero che, come dire, gli operatori del mercato comunque lamentano una marginalizzazione rispetto al passaggio naturale che c'è fra la zona dei mezzi pubblici del quartiere e la stazione del trenino. Però è anche vero posizionato al centro dell'unico sistema viario che governa l'entrata e l'uscita, soprattutto nelle ore più dense, di tutte le persone che vanno a prendere il trenino. Tralasciamo la situazione che speriamo velocemente, per quello che ci dice anche l'assessore Patatenè e tutte le altre cose, dovrebbe migliorare con i nuovi treni, eccetera. Cioè, non la metto adesso nel computo, ragiono su una prospettiva, come dire, eterna, sperando. Sarebbe secondo me molto più sensato, anche perché lì abbiamo l'anello dei mezzi pubblici che si muovono, le macchine che entrano e che escono, il flusso di persone che escono e che arrivano alla stazione. Cioè, la situazione è molto complicata e soprattutto potrebbe essere un modo per cercare di rivitalizzare effettivamente quello che è diventato un non luogo e quindi permettere di avvicinare un servizio in una zona che altrimenti risulterebbe o rischierebbe di essere non utilizzata. Questo era soltanto a chiarimento, insomma, di quello che volevo Sì, dire. no, era solo un dubbio che mi era venuto per lavorare anche in prospettiva, tutto lì il discorso. Grazie, ho terminato. Fabio e poi Muropes, prego. Sì, io velocissimamente, ma Roberta ha rialzato la mano perché voleva integrare? No, ok. Velocissimamente, sono perfettamente d'accordo. Io direi che un atto politico, un documento politico sia importante. La prossima commissione, penso che una risoluzione in cui attesteremo, spero all'unanimità, ma confido di sì, che gli oneri concessori, diciamo, debbano rimanere nel quartiere dove sono stati maturati, ma questo è come prassi, diciamo. Possa essere adottata, proposta e adottata. Mi sono scordato di dire prima la parte del centro civico, diciamo, che si potrebbe teoricamente realizzare, ma perché anche c'è una grande incognita, che è quella che non basta un luogo con quattro mura, un soffitto e un pavimento per farlo diventare un luogo vivo dove si crea veramente partecipazione. Da questo punto di vista, e qui ci sarebbero grandi difficoltà, secondo me, se poi comitati di quartiere, associazioni, enti di terzo settore in generale non partecipano e lo animano, ritorna a essere un bellissimo, elegantissimo, ma sempre luogo abbandonato, se non addirittura un non luogo. Quindi purtroppo da quel punto di vista il quartiere di Torrino Sud, tranne rarissime eccezioni, non è mai stato brillante da un punto di vista partecipativo, quindi si tratterebbe di fare un grande lavoro di, come dire, incoraggiamento, instradamento e guida per la creazione della partecipazione, cosa che, diciamo, non è scontata. C'è il comitato di quartiere che lo anima da tanto tempo, ma poi grandi associazioni peculiari del quartiere non ve ne sono.
Va benissimo le considerazioni che diceva anche, che dicevano un po' tutti, in particolare Ragucci, per quanto riguarda i parchi. Caterina Troiani, speriamo tutti che sia, in via di soluzione, perché, insomma, sarebbe veramente una cosa strategica per tutto quel quadrante, non solamente Torino Nord, ma anche Mostacciano A le vie limitrofe. Mi sono scordato anche di dire che invece, per quanto riguarda il Parco della Cisterna Romana, grazie, all'interessamento anche dell'assessore Lepidini, oltre che del sottoscritto, comunque un piccolo miglioramento c'è già stato, nel quanto sono state installate due altalene, è stato messo in sicurezza il campo polivalente, perché era stato installato con, i legami che stringevano la rete dei campi di calcio, esposti a livello occhio di bambino, quindi sono stati sostanzialmente rigirati, almeno per un minimo di sicurezza. Quindi io direi che possiamo procedere in questa maniera, convocandoci, nel giro di poco tempo, avendo anche magari accortezza la prossima volta, ma Manuel sicuramente ci sta già lavorando, di avere anche un pochino una cognizione, anche se spannometrica, dei costi relativi a un intervento, perché possiamo anche fare tanti sogni tutti belli, ma poi i soldi sono sempre quelli, 1.100.000 scarsi, per cui purtroppo poi dovremmo fare la scelta di scartare, anche se a malincuore, qualche intervento e focalizzare altri, insomma, l'attenzione e la realizzazione per la realizzazione su altri. Grazie. Allora, grazie. E io direi Muro Pes e poi ho Galasso, Genesio e Costanza. Marco, ti sentiamo? Si è sbloccato. Ok. Sì, grazie Presidente. Allora, prima qualche considerazione generale. Quello che diceva il signor Ragucci, riferito a quei temi specifici, purtroppo verifichiamo che è una cosa che si replica in continuazione, cioè il fatto che c'è uno scollamento tra le decisioni e il far accadere quello che viene che è previsto da quelle decisioni. Quindi credo che questo ci debba responsabilizzare tutti quanti a che, oltre alle decisioni, cioè creare un maggior legame tra le decisioni politiche e le decisioni e gli eventi successivi attuativi. Quindi dobbiamo sicuramente mantenere un maggior controllo, non solo limitandoci a prendere delle decisioni giuste, magari ovviamente delibere, mozioni, eccetera, ma anche poi a attivarci, se pur come parte politica, a controllare che queste decisioni poi vengano messe in atto, con che tempi e con che modalità. Questo in generale, lui ovviamente ne segnalava, il signor Ragucci ne segnalava alcune, ma insomma il problema mi sembra un po' generalizzato, purtroppo. L'altra cosa, per quanto riguarda gli oneri, io sono d'accordo che gli oneri concessori devono essere reinvestiti dove si generano. Adesso sinceramente, se al 100% o con una minima quota che possa riandare al comune, questo magari si può valutare, perché ovviamente, adesso faccio per dire, senza un tipo l'80% nell'ambito della zona dell'intervento, il 20% nelle casse comunali, questo diventano dei dettagli che possiamo approfondire, perché è vero pure che ci sono delle opere che si possono realizzare di interesse più generale, si possono realizzare
compensare con una parte degli oneri concessori che derivano dai singoli interventi sparsi per tutta la città, per il nostro municipio. Quindi sicuramente il minimo della pena è che la grossa percentuale, se non il 100%, ripeto, e questo si deve valutare anche in funzione di approfondimenti sulle normative. Comunque rimanga che il concetto sia che i benefici degli oneri rimangano al territorio, mi sembra ovviamente condivisibile e prioritario, forse appunto nemmeno almeno dal nostro punto di vista. Il fatto che lo dobbiamo sottolineare purtroppo è un po' una mancanza generale, perché in teoria non si dovrebbe nemmeno non dovrebbe essere nemmeno oggetto di un'affermazione, dovrebbe essere conseguente, però visto che è necessario lo faremo. L'altra cosa è sì, mi associo a quello che ha segnalato prima il consigliere Baglioni, perché per quanto riguarda l'interazione tra i parcheggi, il camper, l'area del mercato. Allora, è chiaro che, da un punto di vista urbanistico, quello non è proprio il miglior punto, perché è un budello dove si sono concentrate tre funzioni importanti, anche se alcune sono non costanti nel tempo, no? Sono periodi, con il mercato c'è 2 giorni a settimana, eccetera. Le motivazioni del parcheggio dei camper, che era nato ai fini del giubileo precedente, probabilmente si replicheranno, come si accennava, a brevissimo per quello prossimo. Chiaramente la posizione lì è motivata dal fatto che chi utilizza, i turisti, che utilizzano i camper, lasciano il camper e prendono la metropolitana per andare al centro, per muoversi in città. Diciamo che sono tre funzioni che un po' cozzano, perché il parcheggio, auspicando che questa benedetta stazione di Tor di Valle diventi una stazione come si deve, come dovrebbe meritare una capitale europea, e non una stazione disastrata come adesso, a prescindere da stadi, perché la stazione serve a prescindere dallo stadio, come sappiamo, quindi serve ai cittadini adesso, non se ci fosse stato lo stadio, se eccetera. Quindi quell'argomento chiuso, la stazione serve adesso. Quindi è chiaro che una stazione comunque potenziata, che mi auguro si arrivi a farlo presto, e a far ritornare, a rivitalizzare la Roma Lido, porterebbe con sé anche una maggiore necessità di utilizzo del parcheggio di scambio. Quindi è chiaro che il mercato, laddove adesso appunto potrebbe creare problemi. Ripeto, io dal punto di vista urbanistico, il mercato teoricamente, perché se ci fosse la possibilità, non sarebbe da non lasciare lì, ma vedendo quelle zone che abbiamo a disposizione, credo che la zona migliore, o meno peggio, mettiamola così, sia di mantenerlo su lungo via Sansotta, anche se, come accennava il presidente Gagliardi, potrebbe creare una sorta di tappo, dal punto di vista del traffico. Però mi sembra l'unica zona che non va a sovrapporsi a funzioni che invece poi potrebbero essere rivitalizzate. Tra l'altro, io non escluderei che un parcheggio per dei camper venga utilizzato non solo ai fini di un giubileo che arriverà, e quindi una volta ogni 25 anni, e poi dopo 25 anni va in abbandono e poi si rivitalizza con spese di sistemazione, ma venga utilizzato anche ai fini di quelle iniziative turistiche di cui abbiamo parlato anche in consigli precedenti. Non solo in queste occasioni di eventi venticinquennali. Ripeto, io penso che così, a vedere le aree, secondo me, dal mio punto di vista, la cosa migliore sarebbe mantenere
sostenere il parcheggio dei camper rivitalizzandolo già oggi, diciamo, per le attività turistiche attuali che Roma, di cui Roma comunque ha bisogno, liberare l'attuale piazza col parcheggio per potenziare il parcheggio di scambio, cioè per destinarlo ovviamente a una finalità del parcheggio di scambio con la metro, con la linea Roma Lido, e mettere il mercato lungo l'area di via Sansotta. Chiaramente questo implicherà una revisione un po' della questione della mobilità, però insomma la rotatoria una già c'è, quella della piazza, l'altra che suggeriva il consigliere Ecca mi sembra doverosa e necessaria, è anche una questione che andrà sicuramente replicata in altre zone del municipio, perché sono diverse le zone che necessiterebbero di una messa anche in sicurezza, appunto, di incroci e di una regolamentazione migliore del traffico con l'inserimento di queste rotatorie. Basta, solo una curiosità che non c'entra niente, ma in parte chiedo ai comitati presenti, ma questa è una curiosità personale, ma il campo sportivo che ha la pista di atletica, ma questa pista è utilizzata o è stata totalmente abbandonata per altri usi? Tutto una cosa a margine, chiaramente. Grazie. Posso rispondere un attimino al consigliere Muropes, dire l'area cosiddetta parcheggio per i camper è sì per i camper, ma i camper non li ha mai visti neanche nel 2000. Infatti quello. È una delle grandi opere realizzate... Ferma, non è vero, li ho visti da fuori, cioè i camper passavano davanti, sì, e vedevano in l'area. Esposizione, esatto. Mi ricordo c'erano dei modelli bellissimi in cartolina, sono bellissimi. Ma infatti è per quello che dicevo, secondo me va utilizzata da subito per quello che è, per la sua destinazione, per incentivare tipo di turismo. Colgo l'occasione per leggere dalla chat due messaggi a cui non ho fatto caso e mi scuso. Uno era il consigliere Borrelli che diceva che vorrebbe dire sugli argomenti due cose. Le risorse derivanti dalle opere di urbanizzazione rimangono e vengono utilizzate nel territorio che le ha generate, e su questo insomma siamo tutti anche d'accordo. Per definire il loro utilizzo si prosegua a un percorso di audizione e confronto con i cittadini e comitati di quartiere che negli anni comunque ne hanno evidenziato un possibile utilizzo, come emerso dalla discussione oggi in commissione. Ragioniamo su come concretizzare questo obiettivo. Perfetto, insomma, diciamo, senza volerlo l'abbiamo già detto tutti quanti. C'è un secondo messaggio che è stato mandato da Genesio, che comunque vedo collegato, quindi fra poco è anche prenotato, quindi fra poco daremo sicuramente la parola, e diceva che in parte quello che diceva il consigliere Ecca, cioè che l'area camper non è di esclusivo utilizzo di eventi straordinari come il Giubileo, ma che comunque non è in testa alle priorità della lista rispetto a tante altre questioni che sono state sollevate. Allora io adesso darei la parola a Galasso, che vedo in attesa da un po', poi c'è Costanza, e c'era anche prima prenotato Genesio, che non vedo più. Allora, intanto Galasso, prego. Buongiorno a tutti. La sentiamo pianissimo. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Spero che mi sentiate adesso. Sì, adesso sì. Allora, parlo come vecchio consigliere del comitato. Qualche cosa conosco e vorrei però puntare su un altro piano. Quelle cose che sono da fare e le proposte che sono uscite anche oggi, se si va a vedere i vecchi documenti, diciamo una decina nel corso di questi 10 anni, ci sono tutti quanti, dalle sistemazioni delle scuole piuttosto che delle piazze, rivisitazione della mobilità, eccetera. Io chiedo e faccio delle domande se per caso c'è qualcuno della PAU,
che possa rispondere. Il primo punto è: in quale parte del bilancio noi possiamo vedere e trovare inserito la voce dell'importo che il Consorzio Sud 2010, cioè Barronaro, deve alla, o al quartiere o comunque deve al Comune di Roma, cioè dove stanno gli importi di questa voce. Secondo punto, siccome è stato modificato l'importo e si è stabilito che 400.000 euro più IVA vanno su Parco di Caterina Troiani, sicuramente è stata necessaria fare una nuova convenzione tra Torino Sud, cioè il consorzio Marronaro, con il comune. E siccome mi è stato detto che l'inizio di lavori stanno iniziando i lavori sul parco, significa che la modifica della convenzione è stata già firmata? Perché se sì, a questo punto c'è da dire che Marronaro dovrebbe dare 1.100.000 euro a Roma Capitale affinché si facciano dei lavori nella nostra zona, cioè stiamo parlando nell'area Torino Sud. Perché l'altra questione è: ma una volta che scegliamo la cosa da fare, chi ce la fa? Cioè, ce la deve continuare a fare Marronaro, oppure, come io penso, Marronaro deve dare subito e non a rate in 20 anni come fu previsto nel 2016, ultimo periodo per intenderci della consiliatura di Santoro. Quindi questo punto è: devono essere versate alle casse del comune l'importo residuo, e questo importo residuo deve essere individuato come per Municipio 9 per l'area Torino Sud. Un altro punto ancora riguarda invece il discorso di che cosa fare, per meglio dire, la caratteristica della destinazione degli importi. Fare un asilo nido significava fare una attività, un prodotto che riguarda le opere di urbanizzazione secondaria. Benissimo. Questa caratteristica, quell'importo là residuo, 1.100.000 euro, rimane oppure no? E come fa ad essere eventualmente modificata? Consiliatura Montuori e Maiolati. No, c'era una lista di cose da fare. Fu bocciata perché non erano opere di urbanizzazione secondaria. Nell'elenco che è stato fatto adesso, sicuramente soltanto il mercato è una di queste opere. Le altre non sono esatte. Com'è? Anche il centro civico. O il centro civico, esatto. Allora, queste sono opere di urbanizzazione. Non lo sono tutte le altre cose che abbiamo detto, compreso la ristrutturazione o il miglioramento oppure la mobilità. Allora, ancor prima, fermo restando che la lista è già fatta, perché quello che è stato detto oggi è quello che, se uno si legge tutti i documenti da 8-10 anni a questa parte, li ritrova tutti. Il problema diventa: benissimo, quando vengono dati i soldi, se vengono dati i soldi, se dobbiamo aspettare che decida Marronaro oppure no. L'altra cosa è anche che cosa fare in funzione per non avere bocciatura in corso d'opera. Non so se ho reso l'idea di quello che è, cioè come modificare la destinazione di quegli importi. Ho finito, grazie. Allora, grazie. Rapidamente,
tutte le modifiche corrispondono a delle deliberazioni di consiglio comunale perché sono una modifica della convenzione originale. Le opere che possono essere realizzate come titolo secondo, investimenti, eccetera, che ricadono all'interno dell'urbanizzazione secondaria sono scuole, centri civici, mercati, ma in teoria anche elementi della mobilità. Adesso possiamo stare a disquisire se la mobilità deve essere ex novo o meno, però diciamo. Ci rientra normalmente a pieno titolo, altrimenti troveremo, come dire, la manovra di bilancio per poterla realizzare. Sulla ristrutturazione io sono assolutamente d'accordo che non è un'opera secondaria, ma è appunto fortemente straordinaria manutenzione che è titolo puro e come dire, titolo secondo del bilancio di Roma Capitale. Dove si trovano gli oneri? Si trovano all'interno della convenzione, al netto insomma degli spostamenti che sono stati fatti con gli altri contratti. Sì, è vero, la deliberazione dell'anno scorso ha innescato il procedimento di revisione della convenzione per i maggiori costi di Caterina Troiani e so che è stata già sottoscritta. Allora, c'era Luca Costanza, prego. Non so se lo vedo più prenotato. Costanza, mi sente? Non lo sento più. Ok, allora, consiglieri, io non so se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa a quanto ci siamo già detti, altrimenti io direi di procedere in questi termini. Visto che il comitato di quartiere ci ha detto che si riunirà a breve per poter fare insomma, una lista aggiornata delle segnalazioni che vorrebbero portare all'attenzione su questo quadrante. Poi noi chiaramente la prenderemo, la rivaluteremo alla luce delle questioni normative, delle questioni politiche, assolutamente delle specificità anche dei vari gruppi. Però, levato questo di mezzo, io penso che intanto per mercoledì prossimo, parallelamente rispetto all'ordine del giorno che già abbiamo stabilito in linea di massima e che riguarderà Torino Mezzocammino, la vicenda della stazione, eccetera, eccetera, cose di cui abbiamo già discusso la volta precedente, possiamo o prima o dopo questo punto aggiungere la votazione di una risoluzione. Cercheremo di scriverla se gli altri gruppi politici addirittura fossero disponibili, scriverla a più mani direttamente, così non abbiamo problemi di sorta. E nell'attesa aspetteremo anche dai comitati, insomma, un elenco più puntuale che se riusciremo integreremo direttamente in questo atto, altrimenti riaggiorneremo, anche perché teniamo presente che comunque dovremmo parlare con l'operatore che sta facendo l'opera scomputo per l'area verde e che comunque sia l'interlocuzione con il comune invece dovrà proseguire in modo serrato per cercare di capire sia come dire, la disponibilità in che termini c'è. Di bilancio, nel senso di fondi incamerati già disponibili o ancora in attribuzione, eccetera, eccetera, e poi eventualmente la congruità fra la voce di spesa e l'opera intervenuta. Oltretutto, abbiamo anche la necessità di aprire con la nostra Presidente un'interlocuzione, soprattutto sulla parte partecipativa. Noi intendevamo aprirci anche a questo, parlare anche appunto della sede. La sede in quella zona potrebbe aprire tra i tanti presidi pubblici anche la possibilità di un'area studio per gli studenti, quindi per digitalizzarla, o anche alla famosa proposta della biblioteca in ogni quartiere, no? Potrebbe rappresentare un piccolo punto di biblioteca, se vogliamo anche popolare, quindi fuori dal percorso, dal circuito istituzionale di biblioteche di Roma, però comunque sia un punto di cultura, un presidio di conoscenza. Siamo d'accordo, va bene in questi termini per voi? Sì, la risoluzione, diciamo, al prossimo mercoledì, magari ce la giriamo prima in bozza in maniera tale che insomma, se ci stanno elementi, mi rivolgo soprattutto ai consiglieri di minoranza, che sono da, come dire, da risolvere, li risolviamo prima, insomma, ma Certo. non penso che ci siano, dovrebbero essere problemi.
Dopodiché, sì, invitiamo gli uffici sicuramente. Dispiace che non siano venuti oggi, francamente. Sì, purtroppo, sì. Per essere sincero. Però, vabbè, sì. Ne recupereremo. Ma assolutamente sì. Ok. Se posso... A me va bene questo criterio. Certo, degli Ulis. No, prego. Veramente... due parole, perché ho ascoltato tutti, anzi mi scuso per l'interruzione, ma quando sei tra DAD, quarantene, insomma possono esserci anche dei disturbi involontari dal telefono, quindi mi scuso. No, dicevo, ho sentito un po' tutte le problematiche, sono tante, purtroppo sono annose, questo significa, mi ci metto anch'io dentro, insomma, che negli anni scorsi, in un modo o nell'altro, non siamo riusciti ad affrontarle, solo che queste... sono veramente da tanti anni, no? Per cui c'è un po' la frustrazione, un po', e la comprendo, anche un po' di rabbia da parte dei cittadini, frustrazione che poi è anche nostra, perché dopo tutti questi anni un parco lo vorrebbe vedere funzionante, un parcheggio lo vorrebbe vedere funzionante, insomma tutta una serie di cose che sono state già dette, sul quale è inutile che mi ripeto, che purtroppo anch'io sento da diversi anni. Mi ha preceduto il consigliere Ecca, perché visto che devono mandare i comitati queste richieste, io credo che conviene che arrivino queste richieste e poi facciamo in modo di ragionarci sopra e di vedere, perché magari non tutto si riuscirà a raccogliere o su tutto magari non ci sarà la stessa visione del comitato, che comunque però vanno ascoltati. Anche ad esempio parlando dei camper, cioè non è vero che non l'ha mai visti i camper, magari l'ha visti per un breve periodo, però nel periodo in cui ha funzionato i camper ci sono stati. È chiaro che se poi l'area non viene manutenuta, non viene chiusa, non viene utilizzata in una certa maniera, poi da un parcheggio per camper diventa quello che è diventato nel tempo. Quindi dipende sempre da come uno poi manutiene le cose, da come le utilizza, perché la location aveva un senso, diciamo. Su questo poi possiamo ragionarsi. Sugli oneri è stato già detto tutto, sulla viabilità è stato già detto tutto. Tra l'altro, nella scorsa consigliatura io misi a disposizione della commissione urbanistica, bisognerebbe andarla a ritrovare, anche un documento, una mozione che riguardava proprio l'incrocio davanti a 09, dove si chiedeva di valutare l'utilizzo o una sistemazione dell'incrocio o la messa in opera di un semaforo. Cioè sono tutte cose, vabbè, che adesso è inutile entrare nelle singole questioni, però ecco, sicuramente se riusciamo, presidente Manuel, a metterle tutte, però se riuscissimo a metterle in un unico documento sarebbe una gran cosa. Diversamente vediamo se analizzare i punti in maniera diversa, perché quello del parcheggio, della realizzazione adesso non mi ricordo come si chiama, alla stazione Tor di Valle, l'intervento in Project Finance, se non ricordo male, era Piazza Tarantelli. Piazza Tarantelli, scusami, sì, bravo. Cioè già quello sarebbe un argomento se affrontare, forse ci vuole una commissione o due solo per quello e per fare una risoluzione solo su quello. Quindi se riusciamo, per carità, a fare una sua globalità, ben venga, ma credo che alcune questioni siano talmente, diciamo, complesse che forse ne servirà più di una di risoluzione. Comunque ecco, attendiamo quanto scrivono i comitati e poi vediamo come procedere. Grazie. Perfetto. Io volevo porre soltanto questa cosa come elemento di ragionamento. Io spezzavo in due fasi il ragionamento per una ragione, perché diciamo alcuni punti, se sono fissi e se sono condivisi, possono essere già focalizzati in questo momento. Se invece altre sono proposte, comunque ci sarà la nostra disamina, eccetera eccetera, però hanno anche un problema di un passaggio intermedio, che è la valutazione dei costi. Cioè se noi diciamo sì al centro civico, adesso ne dico una fra le tante, poi dobbiamo capire anche qual è il costo di realizzazione, no? Quindi diciamo la cosiddetta scheda progetto e mezzo. Quindi non so se dare intanto, questo poi lo decidiamo insieme,
se dare intanto un indirizzo politico in tal senso o se dare un indirizzo politico alla luce di una verifica stringente. Cioè, il senso è, io vorrei che il lavoro di commissione sia veramente propedeutico a una delibera operativa, cioè che poi ci porti a far dire a noi o al comune o a chi che sia, procediamo in questi termini e procediamo veramente in quei termini, non soltanto dire queste sono le nostre intenzioni, ecco. In questo senso intendevo spezzare in più momenti la cosa, però valutiamo, insomma, vediamo adesso come proseguire. Ok, altri interventi? Ragucci, prego. Allora, tanto per terminare, no, volevo solamente evidenziare un problema, non so se questa è la sede opportuna, il problema delle piste ciclabili, che sono state in pratica disegnate nei nostri quartieri, diciamo, che partendo proprio da via di... Penso che dire disegnate siano proprio il termine migliore che possiamo scegliere. Sì, sì, infatti l'ho fatto, l'ho evidenziato proprio il discorso disegnate, perché veramente hanno attuato un criterio veramente proprio ridicolo. Cioè, tu vedi queste piste ciclabili poste intanto in zone dove hanno dovuto spostare i parcheggi, quindi spostandoli questi parcheggi verso la strada dove poi creano problemi di viabilità. Poi ci sono questi percorsi ciclabili, addirittura ci sono dei dossi dove sono presenti radici di alberi e tutta questa questione. E poi è stato fatto, secondo me, con criteri poco logici, dove non c'è un criterio di progettualità che riguarda la sostenibilità, nel senso tu fai un progetto, fai una pista ciclabile, deve avere un inizio e una fine, no? Deve avere una logica. E per dire, faccio un esempio, una pista che mi parte da un quartiere e mi va a finire fino a una fermata della metro, lì mi dai la possibilità di posteggiare, di mettere la bici, no? Di posteggiarla e prendere la metro e fare un certo criterio logico. Questo qui invece hanno fatto queste piste che partono a un certo punto, poi ecco, vanno a finire per esempio su via Oceano Indiano, lì c'è, tu ti trovi a un certo punto, dopo il semaforo di decima, ti trovi questo parcheggio che tanti che non sono di zona, ti trovi questa macchina ferma, bloccata lì, non sai se è un parcheggio o se è una macchina che sta che è in sosta. Quindi secondo me, non so se questa anche ripeto, la possibilità di ragionarci sopra, di rivedere un attimino questi percorsi, perché sono, io li ritengo, io non solo io, cioè io, avendo delle segnalazioni anche da parte dei cittadini, è stata fatta una cosa ridicola. Tutto qui, ecco, ci tenevo un attimino a segnalare questa questione. Non so se questa è la situazione opportuna, però secondo me le piste ciclabili e le percorsi ciclabili dovrebbero avere una logica. E non buttati lì, disegnare, ecco, e creare altri problemi in sintesi. Certamente. Tutto Allora, qui. diciamo, questa qui non è la sede perché non è una delle nostre deleghe, però ci sono dei consiglieri che stanno nella commissione Ascoltano. mobilità e quindi li prego di farsi portatori della segnalazione nella sede della commissione mobilità. Su questo ci tenevo soltanto a dire che, fra l'altro, noi fra le piste ciclabili disegnate siamo a nostra volta un'anomalia, perché poi, per esempio, ad Ostia, dove anche lì era disegnata in questi termini, ma così come in altri luoghi, anche al centro, poi sono stati fatti degli interventi di messa in sicurezza, cioè con la apposizione di cordoli di separazione fisica fra la strada e la zona appunto ciclabile. Perché in una prima fase c'erano le macchine che venivano immaginate come barriere rispetto alla pista ciclabile. Questa cosa poi è stata determinata come non conforme alla normativa sul traffico, insomma, della strada e via dicendo, però da noi ancora non sono intervenuti in tal senso, quindi abbiamo questi stupendi geroglifici disegnati per terra che sembrano più, cioè, presente un secchio di vernice rotta su un camion che perde strada facendo. Ecco, questa mi sembra l'immagine migliore per parlare di quel tipo di intervento, purtroppo. E, va bene, detto questo, io in conclusione ci tenevo, giusto perché prima veniva richiesta quali fossero le tipologie di interventi compatibili con questo tipo di fondi, diciamo la 865, articolo 44, che è la normativa che determina molta parte degli interventi edilizi, come urbanizzazioni secondarie ci abbiamo
scuole di ogni ordine e grado sostanzialmente, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie ed aree verdi di quartiere. Quindi diciamo un po' tutto quello che oggi è stato proposto, salvo giusto appunto l'intervento di ristrutturazione dei casali, eccetera, sono se non altro su un piano generale compatibili con quanto ci siamo detti. Allora, cari consiglieri, io direi che alle 11:28 sono adesso, quindi possiamo dirci che passiamo all'esame posta se ce ne fosse, altrimenti chiudiamo la commissione. Quindi allora, io ringrazio i comitati di quartiere con i quali sicuramente ci risentiremo separatamente per gli sviluppi, come dire, delle vicende che abbiamo visto e anche per le proposte qualora in particolare a Torino Sud ne dovessero emergere per quello che ci siamo detti. Vediamo se riusciamo a riconvocarci per approfondimenti entro fine marzo, sicuramente la prossima volta per l'approvazione della risoluzione. Quindi grazie a tutti, vi saluto. Carmen, abbiamo allora, posta? No, ma allora prima di tutto abbiamo questi problemi col protocollo oramai da 2 giorni, quindi non so se è guarda, arrivata... in realtà pure con l'accesso ai sistemi di Roma Capitale, perché sì, io non riesco più a accedere alla posta. Sì, no, ci sono proprio dei problemi generali. Il protocollo, vabbè, è stato cambiato il programma e quindi è tutto in fase di evoluzione e aggiornamenti costanti. E invece per quanto riguarda la posta, ho ricevuto quella che poi avete ricevuto tutti, cioè la richiesta di intervento curativo sui pini affetti dalla coccinidia. Ho visto che l'hai girata, hai risposto che è da girare appunto all'ufficio giardini. Sì, esatto. Dobbiamo fare una nota d'accompagno e magari vi giriamo la nota. Va bene, quindi ufficialmente, certo, ok. Sì, dobbiamo fargli una nota d'accompagno. Sì, no, diciamo al momento ero limitato ad una comunicazione informale. E comunque sia, vi volevo dire che proprio per questa ragione il contatto con l'ufficio giardini, stavo cercando di prenderlo proprio per questa cosa di platani e quindi aggiungeremo anche quest'altro elemento dell'eventualità di fondi e di programmi già di intervento su alberi. Affetti appunto da questo parassita. Va bene, consigliere. Allora, se non ci sono altre questioni fra le varie Manuel, vai Fabio. Possiamo approfittare del tuo essere consigliere anziano insieme a De Iulis? Bene, mi sto avvenendo pure a barba bianca, quindi ecco, De Iulis già ce l'ha. Ci rispieghi sono consigliere vecchio, come ci io si collega? Consigliere vecchio proprio. Vecchio sono più io, più vecchio sono io. Però aspetta, finiamo la registrazione. Consigliere vecchio è la più giovane, mi pare. Va bene, allora direi per il verbale possiamo chiudere la seduta alle ore 11:30. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono le 9:18, apriamo la seduta, procedo con l'appello. Della giustifica degli Ardinano. Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Baiocchi Roberto. Buongiorno a tutti, presente. Bonelli Danilo. Buongiorno, presente. De Iulis Maximiliano. Buongiorno a tutti, presente con attestazione, grazie. E Capaglio. Buongiorno, presente con giustifica. Marocchini Giulia. Buongiorno, presente. Muro Pesce Marco. Buongiorno, presente. Perfetto. Il verbale in approvazione ve l'ho inviato stamattina. Sì, dammi quello, poi metto quello nostro. Scusate, eccomi. Lo sto prendendo, ve lo metto a schermo appena. Secondo solo che... Vi condivido lo schermo, così vediamo insieme il verbale. Ah, l'hai fatto tu, Carmen? Perfetto. Sì, Manuel, l'ho messo io in modo che lo vorrei direttamente. Perfetto. Allora. Lo porti in cima così poi vediamo. Si può ingrandire un pochino? Sì.
Eccoci qua. Ok. Quindi, Pro Laurentino, stato attuazione del programma. Il Presidente introduce l'argomento facendo prima la disamina in attesa degli ospiti. Il piano di recupero urbano copartecipato dalla Regione oltre dal Comune, piano che è piano più che ventennale per riportare le opere e i servizi nel quadrante, oltre elementi esterni con costruzioni che si spingono oltre il quadrante. Considera che nel tempo non si può rilevare che solo interventi privati siano giunti quasi al termine. Opere pubbliche non se ne sono realizzate, tranne la piazza centro commerciale Maxio, completata al 50% rispetto all'opera finale. Punto molto serio e complicato. Il PRU nasce come strumento di rigenerazione e servizi. Scusate, in sostanza occhiali, infatti, dicevo con fatica. Ok. Il PRU nasce come strumento di rigenerazione dei servizi e non è certo per giustificare cubature private. Aprire il focus sulle linee di credito pubbliche è stato degli oneri e scomputo. Chiedere al CDQ Ostiense di fare una breve considerazione di massima sullo stato del quartiere e delle opere nella lista di proprietà. Priorità da mettere in campo. Muro PES, sei d'accordo con quanto esprimi? Sì, solo... da sistemare e segnale. Il consigliere Muropessa, integrazione, segnala che un'altra opera pubblica iniziata è la 39, sì, ok, anche a carico del soggetto attuatore, ok. Sì, sarebbe da dire legata all'opera intervento privato, ma tanto se ne parla dopo, vabbè. Vuole mettere? Se vuole inserirlo, lo inseriamo. No, beh, tanto stiamo parlando di questo argomento, quindi è... No, ma tanto è sempre la sintetica, sottinteso. La presentazione, insomma, teniamo presente. Sì, sì, ma è sottinteso, cioè. CDQ Colle della Strega non c'è, lo sto leggendo dopo, Fonte Ostiense. Sì. In realtà, aspetti, vediamo il testo, perché Colle della Strega è l'area dove si fa l'intervento, però c'era... Allora metto, intervengono cittadini. Dunque, una era l'associazione Gentes. Allora, le spiego, perché loro non erano indicati in seduta, quindi io ho accorpato i tre interventi che sono stati fatti, non ho distinto chi è intervenuto, quindi metto cittadini. E allora cittadini è... sì, associazioni intervenute, perché c'erano dei cittadini, c'era l'associazione Gentes e il comitato di quartiere Piazza Cerva e dintorni per questo argomento specifico. Quindi se non stanno tra gli invitati, sì, associazioni... Vedete, non lo scrivo. Intervengono cittadini, associazioni, rappresentanti, togliendo intervenuti per Colle della Strega. Ah, beh, no, aspetti, sì. Intervengono cittadini, associazioni in relazione al PRU Colle della Strega, chiamiamolo così sinteticamente. Rappresentando. No, Marco, fermi. Sì. Rispetto al PRU. Ti sento pianissimo. Allora, quello che ti sto dicendo è rimaniamo rispetto al PRU. Perché sì, infatti. Okay, cioè, poi alla fine il verbale è sempre una sintetica rappresentazione per la parte dattilografica, ci sta la registrazione, quindi non è neanche un problema essere troppo specifici in questo documento. No, era per sistemare il testo in italiano, cioè sulla sequenza logica, tutto qua. Infatti, PRU Colle della Strega non è nemmeno, diciamo, perfetto. No, il PRU è uno solo, infatti. Sì, però quello è il PRU Laurentino barra Colle della Strega. Allora inserirei interrompo la registrazione relativamente alla problematica per il quadrante Colle della Strega. No, ma è una problematica in oggetto, relativa al secondo punto. Infatti. Sì, però questo è riferito specificatamente, abbiamo visto che sono, il PRU è unico, ma sono due cose separate. Quello che segnala, no, perché sto leggendo dopo, quello che segnalano non è riferito al PRU. Il senso però,
cioè, intendiamo. Non è riferita al PRU in generale. Se, se la prendiamo, allora diciamo, questo PRU è anomalo perché dentro, come dire, certo, con grande maestria sono state inserite iperfetazioni che palesemente con Laurentino non c'entrano nulla. Infatti. Ok. Però il PRU è uno strumento unico, cioè al di là delle specificità del territorio, il PRU è uno strumento unico. No, io sono d'accordo, e sono gli interventi dei cittadini che non fanno riferimento a tutto il PRU, ma a questo pezzetto qua. Vabbè, fanno riferimento all'opera 39, non c'è problema, però è comunque sia il PRU, cioè Massimo pure è PRU, anche se non sta dentro al Laurentino. No, ma io sono d'accordo, è che queste segnalazioni dei 4 anni non ancora terminate, sbancamenti, eccetera, il fosso della Cecchina fa riferimento a quella parte, non all'insieme. Comunque dai, la sostanza la sappiamo, andiamo avanti. Sì, però, allora, se no mettiamo opera 39 del PRU. Opera no, 39 ma, del no, PRU. Ma voglio dire, non mi sembra neanche il caso di argomentare, cioè il PRU prevede anche quella zona con le opere, l'opera 39 e l'opera 39 del PRU. Quindi il PRU c'è, punto, cioè non è che stiamo fuori, altrimenti vorrebbe dire che stiamo fuori dallo strumento, invece ci stiamo dentro, quindi non è questione, insomma, chiudiamola qui. Sì, sì, va bene, se Muropesto voleva specificare si poteva mettere 39 del PRU, opera 39. Ma è chiaro che stiamo parlando di quello perché l'oggetto è quello, però gli interventi dei cittadini... Lo so, fosse così come Sotillo per Fonte Laurentina, tu dichiareresti la Repubblica Autonoma. Questa... Ma no, no, Manuel, non è quello, è solo che i cittadini, quegli interventi che hanno fatto, di cui si sta indicando una descrizione, non sono riferiti al PRU in generale, ma sono riferiti a quella parte specifica, quindi sì, ho capito Marco, basta a quel punto mettere PRU come è così ufficialmente, PRU Laurentino trattino Colle della Strega, allora sì, perché loro si riferiscono a quello, guarda, non al resto. Sì, ho capito, ma se l'opera 39 sta nel PRU, se io poi parlo dell'opera 1 che sta oltre a Laurentina e sta comunque in una zona assimilabile a Cecchignola, e poi parlo dell'opera 6 che sta, o 7, non mi ricordo, che sta a Salvatore Quasimodo, quindi non è neanche il Laurentino, ma è Cesare Pavese. Sì. Sempre PRU è, perché sono le opere numerate di quel PRU, punto. Cioè, ma io sono d'accordo, allora mettiamoci 39, no? Perché lì non è scritto opera 39. Andiamo avanti così, va bene così, dai, non serve. Stiamo parlando dell'argomento giusto, è ricompreso all'interno della progettualità, va bene. È un distinguo che non mi sembra sia... Vabbè, necessario finire il verbale. Salva solo a Maria Mazzoglia, che ieri sera che non vedo qua. Non la leggere, Maria, non la leggere, sta in commissione, non la leggere proprio. Non la leggere, non la rispondere. Non la rispondo, mai l'ho letta. L'hai letta, lui che ne sa. Allora, assessora della Regione Lazio, va bene così. Presidente, concorda la tracciabilità dei fondi incamerati, ok. Fra l'altro su questo vi volevo annunciare che pensavo di fare una lettera al Dipartimento proprio come conseguenza di questo ci siamo detti, sia la segnalazione dei cantieri non completamente liberati dalle masserizie che poi la richiesta ufficiale di avere contezza dei fondi incamerati, anche se in realtà l'assessore Maiolati nella precedente consigliatura ci aveva dato una serie di dati, dobbiamo riverificare. Poi qui abbiamo il RUP, quindi Genga che interviene, sede degli uffici comunali, progetto esecutivo, perfetto, scendi Carmen se puoi. CDQ Fantustienze, precisa problema di spostamento degli uffici, fondamentale, ok. Consigliera Marocchini, sei d'accordo? Grazie per la disamina. Sono state descritte delle situazioni diverse a quadrante Fontana e quella della Strega, anche se per la prossima missione distinguere. Ok, perfetto, andiamo giù. Borrelli, tocca a te. Poi sotto c'è PES, quindi PES se puoi controlla la parte più in basso, a metà pagina. Sì, forse solo un dettaglio, si ragiona qui oggi sulla, ma veramente forse, no, perché lo sto guardando dal telefono, scusate. Ah sì, fra oggi è possibilità, perfetto. Sì, ma è proprio un dettaglio, si ragiona qui oggi sulla possibilità di intervento, il resto va bene. Ok. PES, sei d'accordo con il ringrazio assessorato, non serve solo fare cronoprogrammi, eccetera, eccetera.
silenzio e senso. Ok, dipartimento PAU. Vabbè, questo lo prendiamo per buono. No, Manuel, scusami, controllalo l'intervento, perché magari sicuramente qualcosa mi è sfuggita, qualche cosa tecnica. Come c'è l'attuazione dei privati, altre ancora no, è opere che fanno un capo al comune. Sì, sì, nel caso il programma relativo all'intervento privato 2 per IP2 stipulato all'epoca convenzione con Parsec 6. Si conoscono i problemi riscontrati con le società, ovviamente la piazza pubblica è in atto d'obbligo, il soggetto privato si è impegnato. Lo stato attuativo nei tempi novembre, sì, mi pare che fosse a novembre, il titolo abilitazione dei parcheggi sottostanti della piazza pubblica, il soggetto presentato a titolo privato per realizzazione della quota da parte mancante. In istruttoria inizia dei lavori. Opera 17, carico il soggetto attuatore, presentato progetto esecutivo, in accordo definitivo già approvato. Richiesto con parere congruità tecnica, economica e tutti gli uffici. Richiesta da parte del municipio di ampliare, se più si può, si invio questa parte della detta. L'opera approvata, determinata, definisce la capienza cubatura. Chiesto al soggetto privato soddisfare le richieste, proposta. Ok, sì, infatti ci avevano detto che non c'erano riusciti. Ricevuti i pareri positivi di tutti gli uffici, si cerca di attuare quanto richiesto. Non possibile modificare l'opera. Si andrà a conclusione di questo procedimento. Ok, opera 30. 9, afferente al progetto privato 15, rimesso in possesso non si arriva perché chiesto dal municipio, 2 perché GP1 e P2. Ok, il permesso di costruire non è in possesso, non è in istruttore al comparto privato. Opera 39. Ok, sì, no, mi sembra corretto. Presidente, ancora il cantiere con Massetti. Il secondo Sabato. Opera 39, ah, ecco, sì, sia stato corretto, no. C'era una versione precedente. Sì, sì, c'erano due. Era PP, va bene. Sì, sì. Ok. Guarda, se proprio vogliamo spaccare il capello, Carmen, sulla penultima, Dipartimento risponde che intervento 9, il soggetto attuatore ha presentato il collaudo dell'opera pubblica, il collaudo parziale. Collaudo. Ok. Se è opportuno, mi sa che la formula che usa il dipartimento è temporanea, però mettiamo parziale perché non me lo ricordo con precisione. Dipende se è l'atto d'obbligo, parziale, ricordo ho fatto molto riferimento. Ok, guardi, presso il notaio vincolate richieste che stanno nei due fondi, sì, in 2 milioni di euro extra. Poi c'è PES, sì, lì è opera dove il punto interrogativo è solo per l'opera, l'opera 39 legata all'intervento privato 15. Allora, in realtà è il contrario, è solo per l'intervento. Allora, il consigliere Muropes chiede se il rinnovo della convenzione è complessivo per tutto il PRU o per l'opera? O, sì, o solo per l'opera, per l'intervento privato 15 barra OP 39. In questo caso sarebbero da riudere i tempi per l'esproprio. Non c'è nel parco dell'opera pubblica, se no ripetiamo. 31. Ok, possiamo scendere. Perfetto, per me penso che si possa chiudere approvandolo. Se non ci sono altre questioni dei consiglieri, direi approviamo. Okay. Perfetto, grazie. Va bene. Va bene. Allora, Carmen, visto che siamo alle 9.34, possiamo tranquillamente passare al secondo punto all'ordine del giorno, sì, che era la convenzione Via della Grande Muraglia, ex compensazione Tormarancia. Io vedo collegati... facciamo un attimo la disamina dei documenti per la privacy. Onorini l'ha mandato,
Apolloni l'ha mandato e gliel'ho girato anche la nostra segretaria, quindi ci abbiamo tutto. Il modulo della privacy, Genesio, che saluto, so che ha già inviato la privacy. Ragucci l'ho girata io perché mi è stata inviata a me. Rimane soltanto Galasso, mi sembra che ce l'abbiamo già. E ce l'abbiamo, perfetto, quindi siamo a posto anche. Mi devono solo confermare che anche per prestano il loro consenso. Sì, certo. Allora, quindi ricordiamo a tutti quanti gli invitati che se dovessero prendere parola a inizio ci riconfermano la disponibilità a essere registrati, perché tutte le nostre commissioni, oltre ad essere registrate, vengono anche pubblicate su internet sul nostro canale YouTube. Siamo diventati degli YouTuber, anche noi. Allora, io direi 5 secondi di organizzazione mentale degli argomenti e iniziamo a trattare il punto. Allora, eccoci, buongiorno. Iniziamo l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno. Abbiamo anche la fortuna di avere il presidente della commissione patrimonio, che so se è già ha già preso in argomento la vicenda, mi sembra di aver capito, degli oneri che gravitavano su questa zona, perché mi è raggiunto anche voce dalla consigliera Canale, insomma, di una precedente precedente confronto in un'altra sede istituzionale. Ora, quello di cui stiamo parlando oggi, cercherò di farvi, di mettervi a schermo la tavola del piano regolatore, è una, siamo nella, aspettate, eccola qui, la sto caricando. Metto schermo condiviso così iniziamo a capire un attimo la vicenda. Eccoci qua. Quindi le edificazioni in oggetto sono queste. Sono sistema insediativo della trasformazione ambito di pianificazione particolareggiata, articolo 62, e in particolare compensazione edificatoria E1 Tormarancia, Torino Sud. E questa costruzione che oggi vediamo realizzata e completata, sostanzialmente i palazzi esistono da diversi anni, portava una serie di oneri con sé, fra cui c'era appunto la sistemazione del parco alle spalle di questa edificazione, una serie di opere di urbanizzazione primaria e fra le opere di urbanizzazione secondaria, appunto il parco che dicevo qui con una discesa che scende, poi magari con Google Maps ce la vediamo meglio, erano stati legati a questo intervento anche gli oneri del parco di via Caterina Troiani, quindi di quest'altro elemento qui, diciamo naturalistico, area verde sostanzialmente. E come urbanizzazione secondaria c'era anche l'opera di un nido, di una scuola nido, per 1.400.000 euro, se non vado errato. E, una serie di traversie ci hanno portato oggi ad avere
o meglio, il comune in merito a questo argomento ha scelto di non, ecco, vi faccio vedere anche le tabelle degli oneri che erano state sviluppate. Questa è la documentazione che in questo momento siamo riusciti a recuperare, poi come dire completeremo la nostra documentazione. Ecco, queste erano le tabelle A, B, C, D, E ed F. Cioè abbiamo il verde pubblico in convenzione e il servizio pubblico in convenzione. Questa qui era la metratura da realizzare. Ora, parcheggi pubblici, viabilità e arredo, verde privato, superficie fondiaria, qui abbiamo tutti quanti i parametri. Una volta che il Dipartimento si è rivolto nei confronti nella sua fase, come dire, endoprocedimentale, nel capire come utilizzare i fondi legati alla scuola, da parte del Dipartimento dei servizi scolastici, la risposta è stata che in quella zona non c'erano evidenze di necessità di insediamenti tipo di strutture tipo nido, perché il quartiere aveva un certo andamento demografico e dall'altra parte era stata registrata una congrua presenza di strutture scolastiche già esistenti. Quindi si è andata verso la monetizzazione e il proponente, da opera scomputa, ha monetizzato la cifra. Questa cifra poi ha avuto una serie di passaggi nel tempo, fra cui per esempio una quota parte è stata sottratta per giungere alla conclusione, ancora non del tutto avvenuta, del parco di via Caterina Troiani, perché nel frattempo, queste sono le puntate della, come dire, della commissione della consigliatura passata, nel frattempo durante la procedura di consegna di quel parco sono cambiate una serie di normative di riferimento. Comunque, fatto sta che il Dipartimento dell'Ambiente ha richiesto una serie di adeguamenti, in particolare erano relativi a delle dimensioni delle strade interne, una serie di passaggi che erano afferenti alla parte di accesso di mezzi di soccorso e varie normative che sono mutate nell'anno. Quindi, diciamo, da questo 1.400.000 euro di fatto rimane disponibile circa 1.200.000 euro, prendete la cifra come un arrotondamento. Ora, questa cifra in questo momento non risulta essere iscritta nel nostro bilancio, da una parte, non risulta neanche essere imputata sulle opere, nelle disponibilità, insomma, delle opere di investimento del titolo secondo come straordinari, interventi straordinari. Cosa è successo nelle puntate precedenti? Cioè, sul crepuscolo dell'esperienza passata, se non vado male, intorno ai mesi di aprile e giugno, la precedente giunta aveva fatto un atto con cui chiedeva di fatto al Dipartimento, alla struttura comunale, di impegnare quei fondi trasferendoli in un'opera assolutamente meritoria, che era quella del casale di via delle Città d'Europa, quindi a Torino Nord, per fare una serie di opere di ristrutturazione del caseggiato e di consolidamento della collina. Ora, io sono stato uno dei principali, come dire, oppositori a questo ragionamento, argomentandolo anche di fronte al comitato, che giustamente di Torino Nord. L'argomento non è il casale in sé, l'argomento è la permanenza degli oneri all'interno del contesto che li sviluppa, cioè questa è una logica che viene da lontano e che sicuramente appartiene alla mia parte politica, cioè all'interno di un quartiere, quando si va a fare un'opera di completamento di questo tipo, avviene un peso insediativo. Questo peso insediativo sviluppa degli oneri per portare dei servizi e per compensare in una certa misura anche questo peso insediativo. Se però noi, con un'operazione politica, così come è stata fatta precedentemente, questi fondi, anziché andarli a impiegare sul contesto in cui è stata calata questa cubatura, li andiamo a spostare, li mettiamo in una dimensione urbanistica, a parte distante, ma completamente differente, non stiamo svolgendo un buon servizio. Stante che all'interno del quartiere, che è quello del Torino Sud e del Torino Collinare, ci sono una serie di opere, diciamo, necessarie per il territorio e ancora non realizzate. Esempio è la viabilità di Via Cina con l'accesso su Via Fosso del Torino e quindi sull'asse della Ostiense e della Via del Mare, poi per estensione. Abbiamo un processo come dire, di realizzazione di una pedonalizzazione della Piazza Cina, che è stato parzialmente finanziato
in una prima tranche adesso sembrerebbe a copertura anche con i fondi del bilancio di questo anno per Piazza Cina, quindi per la pedonalizzazione. Ci sono richieste da parte del comitato che adesso faremo fare a loro su delle strutture civiche da poter insediare all'interno del quartiere. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da poter proporre, non ha senso spostare i fondi da un'altra parte, anche perché poi abbiamo assistito che forse sull'onda delle critiche c'era poi stata un'altra ulteriore intenzione politica di prendere i fondi da un altro intervento, da un'altra convenzione ancora, che era quella di Europarco, quindi la zona di Euroma 2 per intenderci, e riversare i fondi della scuola che in questo momento non può essere mantenuta perché nel frattempo l'autorità di bacino del Tevere ha riparametrato la pericolosità di alluvione o comunque sia idrogeologica e ha portato la zona che interessa la struttura che vedete di fronte proprio al benzinaio, al Burger King, insomma limitrofa al parcheggio, con una zona R4, quindi quella non è più una scuola utilizzabile perché non rientra nei parametri di sicurezza. E la somma di circa 1.300.000 euro, adesso vado veramente a memoria, era stata proposta di rispostarla da quella convenzione sul Torino Sud, quindi con un giro quasi circolare di soldi che da una convenzione si spostava verso l'altra. Allora, riportando però un ragionamento secondo me sui binari corretti, penso che noi ci dovremmo pronunciare anzitutto per dire che i fondi rimangono sviluppati da Torino Sud, rimangono su Torino Sud. E quindi poi capire anche col contributo delle associazioni del quartiere come andare a intervenire all'interno del contesto del quartiere con quali priorità insomma, riteniamo siano necessarie da prendere. Ora, su questo, se non ci sono interventi dei consiglieri, vorrei chiedere ai cittadini e quindi al comitato di quartiere di poter dare anche il loro contributo, perché so che loro hanno da sempre portato avanti una serie di proposte, una serie di idee appunto sul quadrante. Genesio, buongiorno, prego, a lei la parola. Buongiorno, grazie Presidente, e intanto volevo ringraziarla oltre che per il fatto di averci invitato alla Commissione, per cui avere l'opportunità di mettere, spero, una volta per tutte chiarezza su questo annoso problema. Diciamo che la ringrazio anche per aver fatto di nuovo il punto che noi abbiamo portato avanti da sempre, nel senso che oltre al fatto che i 33.000 metri cubi sono ricaduti in questa zona, hanno non solo, diciamo, come dire, penalizzato in qualche modo, forse è un termine brutto, però diciamo la presenza, ogni presenza di questo tipo diciamo fa ricadere delle problematiche sul quartiere. Una per tutte, per esempio, che ci hanno più che dimezzato il parco, perché all'epoca il signor Maronaro ha modificato diciamo l'assetto del parco, perché effettivamente se avesse costruito come da progetto avrebbe dovuto non più vendere ma svendere, quasi regalare gli appartamenti, che le cui finestre sarebbero state a un paio di metri dal diciamo dalla collina limitrofa, che non è nient'altro, se avesse rispettato diciamo i parametri da progetto. Invece fu approvata una variante, ovviamente, per agevolare il costruttore, e sono andati a più che dimezzare il parco, per cui diciamo un danno non solo alla collettività ma anche all'ambiente c'è stato in tal senso, per cui volevo anche mettere in luce questo particolare, che forse sfugge perché la storia la si perde, la memoria la si perde, però insomma c'è stata la penalizzazione, quella erano quasi 2 ettari di parco, sono diventati forse 800.000, adesso, cioè, meno di un ettaro di parco pubblico, e questo è una cosa. Dopodiché, appunto, noi abbiamo sempre asserito, ma senza togliere niente ai nostri vicini di casa, perché voglio dire, poi una struttura tipo quella del Casale non sarebbe solo di esclusivo utilizzo di un quadrante, evidentemente, no? Però, a parte le cifre
scusate il termine, da fuori di testa che ho sentito, insomma, no, cioè voglio dire, Dario Di Innocenti aveva portato, anzi più che Dario Di Innocenti era l'Agnello che in comune aveva portato, diciamo così, come preventivo, come ipotesi di spesa, quasi 800.000 euro. Cioè, qui stiamo a livello che ci costruiamo un pezzo di un ospedale pubblico con queste cifre. Insomma, a me sembra, io siccome l'ho seguita da quando è nato il Casale, cioè da quando è stato riceduto di nuovo al comune, per cui al municipio, perché è stato per il, diciamo, stato dato in concessione temporanea al consorzio Torino Nord per farci un deposito, diciamo, per la sede, delle cose in più per deposito di cantiere, per diciamo progetti e compagnia, documenti di cantiere. Dopodiché, per cui parliamo di quasi 13 anni fa, insomma, noi parliamo dell'altro giorno, per cui io mi permetto, insieme anche al presidente del comitato di quartiere Torino Nord, abbiamo seguito la vicenda in maniera molto diretta, cioè abbiamo fatto una serie di iniziative, di attività per cercare di recuperarlo, abbiamo fatto dei progetti, abbiamo richiesto più volte l'utilizzo quando ancora stava in condizioni che si poteva prendere ed era subito pronto per essere utilizzato, ma evidentemente la parte politica nel tempo non ha voluto ascoltare le istanze dei comitati di quartiere, delle associazioni e dei cittadini. E comunque ci siamo ridotti ad avere un bene pubblico in condizioni pessime, oggi pessime. Sicuramente non giustifico gli 800.000 euro, cioè quella è una spesa che può variare dai 280 ai 350.000 euro, solo perché parliamo di interventi che passano attraverso l'amministrazione comunale, perché fatti da me o da lei, Presidente, in economia, sicuramente questo non lo dico io, lo dicono i tecnici comunali che hanno fatto i sopralluoghi, tra parentesi, in forma, diciamo, informale hanno detto che è evidente che le cose con la pubblica amministrazione hanno sempre un valore leggermente più alto rispetto a quello che si potrebbe, che un privato, un'associazione potrebbe fare come intervento, diciamo, non pubblico ma privato. Comunque, al di là di queste cose, voglio dire, già la somma mi sembra una cosa da fuori da ogni grazia di Dio. In più c'è quel giro che lei diceva, no? Che mi sembra assurdo, voglio dire, siccome l'altro diciamo manufatto è a due passi dal Torino Nord, non si capisce per quale motivo ci deve essere il giro che quello del Torino Sud vanno a fine al Torino Nord e poi quelli del Torino Nord vengono girati di nuovo al Torino Sud. Cioè, mi sembra una cosa un po' un'articolazione non giustificata di questo movimento di soldi pubblici. E per finire, voglio dire, ci sono tutta una serie di interventi che le citava, io aggiungerei anche il famoso plateatico di via Sansotta, ormai è diventato l'emblema, insieme al monumento arrugginito di Piazza Cina, l'emblema del quartiere. Cioè lì ci hanno fatto campagna elettorale negli ultimi 25 anni non so quanti consiglieri e quanti candidati presidenti al municipio, dove ognuno presentava il progetto del plateatico, cioè da quello a un piano, a quello addirittura a tre piani con l'ufficio postale. Mi ricordo all'epoca Culasso, insomma, io ero consigliere, lui lavorava alle poste, per cui le poste avevano espresso la volontà di fare un ufficio postale, visto che quello di Decima era messo un po' male tutto all'interno, cioè, voglio dire, tutta una serie di operazioni, ci volevano fare una cosa a due piani con dei negozi su e dei servizi tipo sportello al cittadino e compagnia al pian terreno, insomma un'idea pure abbastanza sana, per carità, però voglio dire, è stato solo merce di propaganda e di campagna elettorale. Dopodiché quella ancora è diventato ed è tuttora la desolazione più completa, anzi di tanto in tanto anno sì anno no si taglia l'erba, altrimenti prende fuoco, e con i villini vicino c'è anche un notevole rischio, però diciamolo lì. Per non parlare di tutto quello spazio in abbandono dietro Tor di Valle, che era l'ex, quel famoso discorso del parcheggio pubblico che poi non è stato più realizzato, il parcheggio dei camper, no? C'era prima la sosta per l'anno santo con la sosta dei pullman, dopodiché avevano attrezzato per la sosta camper, ci hanno messo sopra all'epoca 500 diciamo mezzo milione, dopodiché è andato tutto quanto a morire perché non è stato fatto, sono stati fatti gli interventi, ma poi
vediamo adesso, ne ha preso possesso pienamente la natura e sta continuando chiaramente a prendere possesso della natura, lasciando quello spazio lì, un posto veramente vabbè, io non so come neanche definirlo, non trovo gli aggettivi per definirlo, veramente, con una scuola poi che gli sta di fronte, per cui voglio dire, bambini che tutte le mattine devono vedersi quella scena mostruosa, per cui anche a livello, diciamo, educativo, visivo, mi sembra veramente una cosa scellerata. E in più poi abbiamo accanto l'altra scelleratezza, per cui abbiamo creato un polo del malgoverno di questo municipio insieme al cantiere ormai decennale, se non di più, di Tor di Valle, insomma, no? Riducendo quella stazione tipo stazione di cambio dei cavalli nel Far West, insomma, ecco. Per cui, detto questo, poi ci sono appunto il progetto di sicurezza di Via Cina e della famosa rotatoria o di svincolo, vediamo un po' qual è la soluzione, perché c'era Drago che aveva proposto insieme al PAU, mi sembra si chiami, mi corregga, non so se l'ufficio si chiama in quel modo, avevano fatto le cose, poi non hanno risposto, dopo dovevamo andare a riverificare insieme tutti quanti, dopodiché lui credo non ha seguito più la cosa, o meglio non c'è stato tempo probabilmente perché stavano in scadenza, fatto sta che è rimasto tutto quanto il vecchio progetto, da noi come comitato di quartiere diciamo oltre che contestato, motivando anche le contestazioni che erano visibili, insomma, no? Si sarebbe creato invece che un alleggerimento del traffico e della mobilità un appesantimento, specialmente nelle ore. Sono una cosa, io ho messo a schermo la cartina perché sì, magari non tutti i consiglieri capiscono esattamente di cosa stiamo parlando, così gli diamo qualche parametro. Allora, quella che state vedendo adesso è Via Cina, che è una delle vie... Manuel, non ti sentiamo. Presidente, non ci sentiamo più. Sei mutato, Manuel. Eccoci, mi sentite sì. Adesso? Sì. Perfetto. Sì. Allora... quello che dicevo è quello che vediamo in questo momento è Via Cina, così cerco di dare anche un parametro agli altri consiglieri che magari potrebbero non avere chiara la situazione. Via Cina, Via Fosso del Torrino. Facendo un passo indietro, noi vediamo che la zona alta collinare viene interconnessa da questa strada e dalla sua parallela, che è Via della Grande Muraglia, che è poi la via dove c'è questa edificazione di cui stiamo parlando. A questo punto incontra Via Fosso del Torrino, che venendo dalla parte alta è la prima intersezione con la Via Ostiense. Questa zona qui è stata oggetto per tanto tempo, da parte soprattutto del Comitato dei Cittadini, dell'attenzione, anche del municipio per carità, dell'attenzione, perché è un po' un crocevia, perché qui abbiamo una zona commerciale con la presenza di un supermercato e altre strutture commerciali. E un grande centro sportivo qui sulla destra è quello di Maurizio Melli. I nuovi insediamenti della Virgin e dello 09, tutto il traffico che potete immaginare fluisce da questa zona per andare verso Roma o comunque verso le altre zone del quartiere. Scusa, un'altra grande interrompo, c'è la scuola più avanti. Ah, giusto, c'è la scuola. Che non è banale, cioè la mattina. Esatto, tutto il blocco qui delle scuole, con le superiori, l'infanzia e la primaria, un'altra zona commerciale molto grande qua, e in più, come dire, l'appetibilità della viabilità dello Ostiense. Quindi, diciamo, è una zona estremamente nevralgica. In questa zona, adesso forse la pandemia ha alleggerito un po' la vicenda, però lungo tutto il selciato di Via Cina si mettevano le macchine parcheggiate ovviamente in modo non regolare a destra e a sinistra della carreggiata, riducendo ancora di più la dimensione della carreggiata, quindi qui diventava insomma un incrocio, un dramma perfetto. Prego, prego, così possiamo continuare. No, la ringrazio, e questo comunque è vabbè, c'è tutta una progettualità, è stata discussa per almeno 2 anni questa problematica, insomma, no, con delle soluzioni secondo me prese appunto dagli uffici, e non ho capito per quale motivo Drago non ha potuto e voluto e dovuto eccepire rispetto a questo, anche se è stato stimolato dal precedente comitato di quartiere e anche da adesso, insomma, in continuità abbiamo continuato a mettere sotto
sotto la lente di ingrandimento questo discorso di questa soluzione non poteva andare bene, che non sto qui adesso a tediarvi per capire qual è, perché avremo modo magari di saperci. Comunque spingeva tutta la gente a per entrare nella strada che diceva prima Gagliardi a via Fosso del Torrino e prendere la via Ostiens, sarebbe dovuto andare nella piazza quella subito dopo, rifare il giro e tornare indietro, per cui vi lascio immaginare che circo ci potrebbe essere la mattina dalle 8 meno 10 alle 9 meno un quarto, voglio dire, una cosa non lo so chi ha potuto pensare, quale urbanista o esperto di viabilità abbia potuto pensare a una soluzione del genere. Comunque, al di là di questo, ci sarebbe da rivedere, però eventualmente anche da rimettere così in progetto, per cui metterci sopra anche delle coperture finanziarie rispetto a questo. E poi per concludo, così non rubo tempo agli altri e poi mi metto in ascolto col cellulare, perché tra una ventina di minuti devo allontanarmi, però rimango in ascolto e collegato, e c'è il discorso di un nostro polo sociale, chiamiamolo polo cittadino, chiamatelo polo aggregativo sociale, dategli il nome che volete, insomma, visto che la piazza si sta prendendo forma, ma è pur sempre una piazza che sta in mezzo a una grande rotatoria e non abbiamo ancora mai avuto l'opportunità di creare un punto di riferimento per i cittadini, per qualunque tipo di esigenza, qualunque tipo di non solo avere il parco attrezzato anche se ce n'è bisogno, ma anche un luogo proprio d'aggregazione, specialmente per i ragazzi più giovani, insomma, no? Diciamo quelli che sono adolescenti, giovinezza, diciamo così, no? Per cui qui, a parte il parco della Cisterna Romana, che è quella appunto a ridosso dei 33.000 metri cubi, che è gestito ormai da 5-6 anni da un gruppo di volontari che lo stanno tenendo, è l'unico punto verde attrezzato e dignitoso da poter vivere, diciamo, tant'è vero che nelle belle giornate incomincia ad esserci di tutto, insomma, dalle feste di compleanno ai ragazzi che studiano, la gente che viene a prendere il sole l'estate con lo sdraino, insomma, è veramente una cosa molto molto bella da vedere, solo che è quello. Addirittura ci vengono da Mostacciano, alcuni da Spinaceto, non solo per portarci i cani a passeggio nell'area cani, ma proprio per venire lì coi ragazzi. È frequentato dalle due scuole, abbiamo promosso 3 corsi con la protezione civile della Garbatella, abbiamo fatto un'iniziativa con una classe, con una maestra della scuola di Via Fiumeggiallo. Insomma, voglio dire, è un punto che vive in qualche modo, no? Ma è l'unico punto, per cui secondo me è impensabile lasciarlo come unico punto questo qui nella zona, no? Bisognerà, e io ho già spedito, sono almeno 10 anni che continuo a rinnovare il... adesso lo chiamo il mio progetto perché sembra che è diventata una fissa personale, però quello è, ma è di un punto di riferimento per la collettività. Per cui io poi stasera mi vedrò anche col comitato di quartiere per elaborare una sorta di, come dire, passatemi il termine, di lista della spesa, di lista delle necessità, di cose che, di sogni nel cassetto, insomma, che abbiamo, che sono ormai non annuali ma decennali se non di più, e lo porremo all'attenzione di questa amministrazione. Io per il momento mi taccio e poi eventualmente se c'è bisogno posso rintervenire. Ringrazio tutti. Grazie mille. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Se no, ok. Vedo Baiocchi, sì, ed Ecca. Prego, Baiocchi. Grazie, Presidente. Solo avere un chiarimento. Ho sentito parlare degli oneri concessori dei palazzi lì di Viale Marronaro che sono stati girati sul casale di Viale Città d'Europa. Sì. Ma a questo punto c'è un'incongruità. Quel casale è stato oggetto di una gara. È stato assegnato al terzo assegnatario per vari motivi. Esatto. Credo si stia perfezionando e si sta perfezionando anche con una ristrutturazione del casale a spese dell'assegnatario. Dell'aggiudicatario, certo. Sto migliore a te che scrive là sopra, scusate. Infatti lei ha perfettamente anticipato il mio argomento, cioè... Io resto un po' zitto perché... Ritornando su quell'argomento lì, è proprio questo il punto, cioè devo essere sincero, probabilmente
giustifico, non necessitando la giustifica, la precedente amministrazione, perché la fotografia che c'era in quel momento era del primo che aveva rinunciato e del secondo che aveva rinunciato, e sembrava che ci fosse una fase di stasi. Evidentemente poi il percorso amministrativo ha preso giustamente i suoi passi successivi, e quindi siamo arrivati a quello. Ma questo avvalora la tesi che dicevamo prima, evidentemente, cioè visto che alla base del bando uno degli elementi dell'assegnazione era proprio quello che il soggetto come dire, incaricato, assegnatario, adesso trovate voi correttamente il termine giuridico da assegnare, aveva proprio l'onere della ristrutturazione del casale, è ovvio che oggi, se noi andiamo a fare un'operazione di questo tipo, come dire, non facciamo funzionare bene la nostra macchina, perché come dire, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Questo è fermo esatto. E poi fermo restando che c'è sempre ancora qualche dubbio pure sul terzo assegnatario, perché lì pare che ci sia un contratto di 6 anni rinnovabile per altri 6, e c'è un accordo per la ristrutturazione da farsi in 12 anni. Quindi c'è qualcosa da rivedere comunque nel contratto d'appalto. Il dipartimento, già ci abbiamo parlato in commissione venerdì scorso, sì, giusto venerdì scorso. Io, giusto per completare il quadro, tenete presente che negli 800.000 euro che venivano prima citati di previsione su questo casale, poi veniva citato anche il consigliere, la consigliera che se n'era occupata nella precedente amministrazione, ma in questo caso a noi ci interessa relativamente. Cifra saliva così tanto perché era non solo la ristrutturazione integrale del casale, ma c'era anche il consolidamento della parte di collina retrostante, e questo chiaramente faceva lievitare moltissimo i costi. Ecca, se Roberto hai finito, passo a consigliere. Sì, io ho finito. Il dubbio mi rimane, sti soldi da qualche parte li recupereremo probabilmente. Perché se la gara è assegnata o comunque in corso di assegnazione, il casale verrà stilato l'accordo per l'eventuale ristrutturazione. Quindi ci sono questi soldi che devono riuscire fuori da qualche parte, e sicuramente li spendiamo per la pubblica utilità. L'importo della ristrutturazione non arriverà mai a quegli 800.000 euro, vediamo in commissione. Assolutamente, assolutamente no. E anche la cifra residua mi sembra esagerata ai fini di un consolidamento del terreno, vabbè, quindi quello analizzare. Diciamo, io metto poco bocca, mi sembrava tanto anche a me, però c'era una scheda degli uffici, quindi... sì, prego, sì, ma... sì, grazie presidente, un saluto ai comitati di quartiere, insomma oggi li vedo numerosi, il comitato di quartiere Torrino Decima, c'è cioè Pino Genesio, Davide Galasso, anche Luca Costanza, insomma ovviamente anche Torrino Nord con Ragucci, con Pietro Ragucci. E, diciamo, conosco abbastanza bene, diciamo, le dinamiche del quartiere, insomma i miei genitori ci sono venuti ad abitare nel lontano 1985, quindi insomma è un quartiere che ho visto crescere anche da piccolino. E mi permetto di fare aggiungere un riassunto, diciamo, a quanto detto dal presidente, perché in realtà la situazione è anche abbastanza deficitaria in quanto di servizi. È un quartiere che, proprio per quanto è cresciuto anche nei numeri di residenti, è diventato anche un quartiere di transito, per cui ad esempio gli abitanti del Torrino Sud, del Torrino Mezzocammino, per arrivare a Decimo, all'Euro, spesse volte passano o per via Cina o per via della Grande Muraglia. Sono quindi manifestate negli anni, con l'aumentare dei residenti nel quartiere, naturalmente una serie di problemi che prima erano appena accennati, adesso rappresentano dei veri e propri vulnus in qualche maniera dell'impianto anche della mobilità di quartiere. Mi riferisco, giustamente Manuel diceva prima, dell'incrocio tra via Fosso del Torrino e via Cina, e la salita di via Cina, quindi verso tendente a piazza Cina, in cui oggettivamente a oggi è un incrocio a 45 gradi,
estremamente pericoloso, sono soventi incidenti, alcune volte anche gravi, e che comunque sia costituisce un blocco alla anche alla circolazione verso via Ostiense, e poi con l'incrocio a semaforo 50-100 metri dopo con la via del mare. Allo stesso tempo devo dire che un quartiere che è stato concepito come residenziale non è stato mai concepito appunto lo spazio come un plateatico, quindi un mercato diciamo coperto e attrezzato. A oggi nel municipio ci stanno 4 mercati, tutti nel versante o Spinaceto Tordecenci o Laurentina e Vigna Murata. Io mi permetto appunto di congiungermi a quanto detto dal presidente Gagliardi, proprio da questo punto di vista. Una delle possibilità, secondo me, più urgenti che da affrontare oltre alla mobilità è proprio la fornitura di un servizio come un mercato per sanare il grande disagio dato dal mercato bisettimanale di Piazza Tarantelli, sostanzialmente davanti a Tor di Valle, e che costituisce anche un costo per l'amministrazione, insomma, impegna ogni giorno, ogni volta che si ha almeno un paio di squadre dell'AMA con i pulitori, con l'idropulitrice e quanto altro. E poi soprattutto per cercare di sanare quella che a oggi sta diventando un detamaio in zona stazione, insomma. E ci stanno 2 zone, quella che diceva il presidente Gagliardi, dietro, diciamo, le 4 baracchette antistanti, diciamo, via Sansotta. E poi ci sta l'area ex mercato, che è ex parcheggio per i camper, che devo dire probabilmente anche la più indicata, in quanto diciamo è già parzialmente attrezzata con diciamo degli attacchi, penso anche all'elettricità, quasi sicuramente degli impianti fognari, almeno le fogne nere, insomma, essendo per gli scarichi dei essendo stato concepito per gli scarichi dei camper. Quindi probabilmente potrebbe essere anche un modo per far risparmiare, diciamo, parte degli oneri, perché gli oneri da 1.600.000 circa, che erano originari, più i 2 parchi della Cisterna Romana e via Caterina Troiani, di fatto a oggi ammontano poco più di 1.100.000, forse anche qualche cosa di meno, attorno ai 1.100.000. Quindi in realtà non è una somma così importante e imponente. Io devo dire che secondo me possiamo, e poi anche su questo vorrei sentire i comitati di quartiere, anche se anche non adesso, ma anche con auspicabilmente un percorso partecipato, scegliere quale delle possibilità che troverà la commissione, su quali possibilità realizzare, insomma. Quindi o la sistemazione dell'incrocio via Fosso del Torrino e via Cina, o il plateatico. Su tutto il resto perfettamente d'accordo, gli oneri concessori essendo tra virgolette maturati all'interno del Torrino Sud, e essendo il quartiere di Torrino Sud un quartiere che c'ha comunque dei problemi, si devono, secondo me, risolvere e impiegare all'interno del quartiere. Questo lo diceva benissimo il presidente Gagliardi, non da adesso, ma insomma, anche nella scorsa consigliatura ho visto nei verbali di commissione che insisteva in più di un'occasione su questo concetto, proprio riguardante questi oneri. Dopodiché proviamo a lavorare sulla caratterizzazione del quartiere, nel senso che a oggi noi abbiamo un intervento che
su Piazza Cina, anche se solo parziale, derivante dal bilancio partecipato del 2019 e che è stato confermato con questo bilancio. Quindi ci sarà un altro punto di aggregazione, o quantomeno si avvierà per la realizzazione di un punto di aggregazione su Piazza Cina. Valutiamo per bene quello che sono le peculiarità tra il plateatico e via Fosso del e l'incrocio, diciamo, la messa in sicurezza dell'incrocio, comprendente anche, se mi posso permettere, anche se è un problema di mobilità, quindi non strettamente legato a questa commissione, la realizzazione di una micro rotonda per snellire e allo stesso tempo rallentare il traffico, che soprattutto in discesa di via Cina è abbastanza accelerato e che, diciamo, costituisce un'importante fonte di rischio per chi attraversa o davanti a 09 o, diciamo, davanti a via Cina, davanti al Conad e all'area dei mercati, dei negozi antistanti la Matteo Ricci. Grazie. Io ho finito, però penso che il presidente abbia problemi. Il presidente ha problemi di connessione. 2 minuti e si riconnette. Ok, perfetto. Quindi se vogliamo attendere. Sì, adesso sicuramente annulliamo. Se nel frattempo c'è qualcuno del comitato di quartiere che vuole intervenire, oltre a Pino Genesio. Oppure se mi permetto di dare del tutto, perché li conosco tutti, quindi insomma. Sì, credo che Borrelli, come vicepresidente, dovrebbe prendere quantomeno la parola. Sì, scusami Danilo. Grazie consigliere, no scusate, cioè, faccio anche utilizzo per fare 2 considerazioni e dare la possibilità al presidente Gagliardi di tornare operativo. Provo a dire sostanzialmente solo 2 cose, anche perché ho condiviso gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto e credo anch'io, come loro, che il tema oggi sia sostanzialmente quello in primis di ascoltare. Come dire, considerate negli anni, ma che evidentemente oggi vengono ribadite, questo ascolto, questo è un primo punto, sia come dire, parte di quell'elemento di discontinuità che come consigliatura, come maggioranza, credo tranquillamente di poter estendere il ragionamento anche al resto del consiglio, loro hanno dimostrato in questi giorni nel lavoro insieme, vogliamo fare. Scusate, ma io sento malissimo, un problema mio. Sì, Danilo, c'hai un problema di connessione anche tu, male. Comunque, no. Che giustamente. Scusatemi, io mi sono connesso adesso. Mi sentite meglio? No. Scusatemi, mi sentite? No, adesso forse un po' di più. Sì. Prova a parlare, adesso? Danilo. Adesso, ok, proverò. No, non essere... Quindi dicevo, primo punto, diciamo, ascolto di quelli che sono. Non sentite? No. A tratti. Sentite? A tratti, Danilo. E allora mi taccio e provo a ricollegarmi tra poco, tanto ho visto che Manuel è tornato. C'è di nuovo il presidente. Sì, eccomi, sì, esatto. Scusatemi. Sì, scusatemi, ho dovuto switchare sul telefono perché evidentemente non ci saranno problemi con la connessione di casa. Non so. Che dire, allora Fabio, perdonami, ti ho sentito fino a un certo punto, non so se poi hai sollevato delle altre questioni rispetto alle aree mercatali, io mi sono fermato lì, diciamo. Il problema che però attiene anche alla mobilità, di sicurezza dell'incrocio tra Fosso del Torrino Fosso e Via Cina, perfetto. È la necessità di una rotonda, micro rotonda, per rallentare il traffico da 09 sostanzialmente, che quella è una fonte di pericolo, insomma. Ci sono stati degli incidenti, anche alcuni gravi, e poi davanti appunto ai mercati. Di fatto era questo. Perfetto. Allora, io adesso non so se il consigliere Borrelli si è già sistemato, se no intanto passerei la parola a Ragucci e poi eventualmente ritorniamo su Borrelli. Prego, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere venuto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sono Pietro Ragucci, presidente del Comitato di Quartiere Torino Nord. Niente, io ascoltavo un po' di problematiche che riguardano questa benedetta, questo benedetto parco di Catena Troiani. Noi come Comitato di Quartiere e come cittadini non siamo mai entrati in merito alla questione economica che è in atto, che qualcuno vuole mettere in atto. Noi, l'unico problema che noi abbiamo di questa situazione è che sono anni che i cittadini attendono l'apertura di questo parco, ma che purtroppo per vari motivi è tenuto chiuso. Il parco parte da lontano. Inizialmente tentarono di aprirlo proprio in riferimento alla convenzione che c'era, c'era in atto, tentarono di aprirlo con la cifra che riguardava sempre la convenzione di 87.000 euro, credo che non voglio sbagliare, e che la ditta Marronaro al momento del collaudo il momento del collaudo gli fu stoppato, perché in pratica il dipartimento gli chiese di fare altre cose in questo parco, tra i quali c'erano 6-7 punti da aggiungere. Per cui, a fronte di queste voci, nel momento in cui ripresentarono un nuovo preventivo, la spesa si moltiplicò 4-5 volte tanto. Facemmo una commissione municipale dove il Marronaro presentò un nuovo progetto. Questo progetto si aggirava intorno alle 680.000 euro, se non sbaglio, che naturalmente gli fu rigettato sia da parte dei comitati di quartiere e sia da parte dell'amministrazione. Quindi lì iniziò una nuova storia che intanto però questo parco era tenuto chiuso. D'estate cresceva l'erba in dismisura, creando problematiche di pericolo di igienico-sanitari, i cittadini erano avvelenati, per cui la questione è arrivata fino a quando noi come Comitato di Quartiere Cittadini Insieme riuscimmo a portare la problematica nell'ultima commissione capitolina e poi nell'assemblea capitolina, dove fu discussa proprio la cifra, perché a fronte degli 87.000 euro la cifra, l'ultimo conteggio che fecero per fare altre opere lì dentro era intorno ai 360.000 euro. E quindi per fare questo discorso c'era necessità di fare una variante alla convenzione. Ok, l'ultimo atto che l'Assemblea Capitolina ha votato favorevolmente questa variazione economica, in sintesi. E adesso stiamo aspettando che il tutto inizi i lavori. Noi vorremmo sottolineare che questo parco, c'è un parco bambini e non solo, non è utile solamente come parco gioco, ma è utile anche perché in pratica questo parco unisce la parte superiore del Torino Nord fino al Mostacciano, per cui viene utilizzato anche dai ragazzi che vanno a scuola e quindi è utile anche per questo motivo. La storia è lunga. Noi speriamo che adesso la cosa si sia conclusa, per cui per quanto ci riguarda noi siamo ben felici che la restante cifra venga utilizzata anche per altre opere, purché venga utilizzata in un modo giusto, non che poi c'è il rischio che va a finire le casse comunali e i cittadini se la prendano nel secchio, come tante altre storie. Vorrei invece fare un altro discorso per quanto riguarda il Casale. Il Casale Città d'Europa, sì, è vero che qualcuno ha avallato la proposta di impiegare la cifra, la rimanente cifra per il Casale, però per quello che io mi ricordo parlavano di utilizzare parte della rimanente cifra per il Casale, non tutte le 900.000 euro, per cui vabbè, questo è un discorso poi
Guardi, su questo glielo preciso, perché in realtà è la cifra residuale era sopra il milione, però fra l'erosione, sì, che veniva da Caterina Troiani, che poi era 300, poi alla fine si è assestato 300.000 euro, e poi c'erano questi 800.000, in realtà venivano conservati solo i 200.000 e qualcosa, adesso mi pare 234.000, sì, euro, ma potrei sbagliarmi tranquillamente, che era invece per Fosso del Torrino, per lo svincolo. Quindi sì, veniva spacchettata, sì, in questi termini. Va bene, ok, noi su questi discorsi, anche quelli, sì, che ci, sì, interessano. Certo. Era solo, sì, sì, no, beh, sì, sì, ok. Scusi se là, perché altrimenti perde il filo. Quello che interessa a noi, noi come cittadini, è una vita che stiamo seguendo il problema del casale. Il casale è una struttura che il Consorzio Torino Nord acquistò con i terreni sui quali poi ci fu l'edificazione di tutto il quartiere. Quel casale lì, in pratica, fu acquistato con i terreni e la sua ristrutturazione fu pagata con le quote consortili dei cittadini del Torino Nord, per cui quella era un patrimonio anche dei cittadini del Torino Nord. Quella struttura in seguito fu utilizzata come sede del consorzio, per cui lì veniva utilizzata anche, diciamo, anche da parte dei cittadini, dove si facevano delle assemblee, e veniva utilizzata in questo modo qui, per cui questo casale era anche utile per fare un certo tipo di aggregazione. Mi ha chiamato? Posso andare avanti? Massimiliano, il microfono. Sì, penso si sia attivato il microfono, prego. Oh. Quindi La storia si interruppe di quel casale quando il Torino Nord, il consorzio, terminò le sue opere edilizie e quindi consegnò la struttura al Comune di Roma. Da quella volta, da quell'epoca, ci fu proprio il massacro, perché fu tenuto abbandonato, oggetto di continui atti tempistici, sottoposto a un abbandono, a una distruzione interna veramente proprio scandalosa. E a fronte di queste cose, come diceva anche prima Genesio, tentammo come comitati di portare avanti una proposta di poterlo gestire come comitati, proprio per uso, diciamo, per uso aggregativo. Ma questo non fu possibile, preferirono tenere questa struttura abbandonata. Noi come Comitato di Quartiere Torino Nord abbiamo fatto più volte delle raccolte di firme, abbiamo fatto fare addirittura tramite TV private, abbiamo fatto fare delle riprese. Tutto questo purtroppo ha portato solamente niente, un menefreghismo dell'amministrazione. Come ultimo atto, noi come comitato facevamo addirittura la proposta di prenderlo così in modo provvisorio, di gestirlo come comitato, che attraverso dei sponsor avrebbero poi ottemperato a fare dei lavori dentro, purché questo casale non venisse tenuto così abbandonato. Ma fu una proposta più che altro, diciamo, per smuovere le acque su questo discorso qui. Intimammo l'amministrazione a far fronte a una responsabilità civile e penale, perché quel casale lì, sopra il tetto, si è formata una buca, quindi ci sono i ragazzi che oltrepassano le grate e ci vanno sopra, stanno sopra, perché lì ci sono due piani, c'è anche un piano superiore, e che in pratica lì ci giocano, stanno tra di loro, però c'è il pericolo che lì può cedere tutta una parte della struttura e lì qualcuno ci si ammazza. Quindi proprio per questi discorsi abbiamo richiamato l'amministrazione a prendersi le loro responsabilità civili e penali su questa cosa qui. Alla fine, alla conclusione dei fatti, abbiamo appreso che questo casale è stato assegnato al terzo classificato dopo tanti anni. Noi come cittadini, dico per dire la verità, ne siamo ben felici, ma purché la cosa, l'operazione, sia un'operazione fatta in un modo giusto,
anche perché poi vorremmo, saremmo anche felici che in futuro venisse messa a disposizione anche dei cittadini un modo un pochino più aperto, che non è che se prendono la struttura, se chiappano il casale e poi dopo siamo tutti a guardare, siamo tutti lì. Oh, quindi voglio dire, chiudo qui, che tutta questa situazione qua, i cittadini del quartiere, sono anni che stiamo seguendo queste problematiche qui. Quindi voglio dire, vorremmo che finalmente si raggiunga il momento che si concluda tutta questa storia, perché qui noi nel nostro territorio abbiamo altre questioni. Abbiamo via Bonna, una strada chiusa da 10 anni, ecco, abbiamo questo casale chiuso da oltre 10 anni, abbiamo la situazione di Caterina Troiani chiusa da oltre 10 anni. Quindi vorremmo che sia arrivato il momento che, oltre a fare le chiacchiere, oltre a fare, noi siamo ben felici di partecipare alle varie commissioni, ne abbiamo partecipato a tante altre, ma alla fine si è conclusa a fare il solito verbale e le cose sono rimaste così. Quindi mi auguro che questa commissione oggi porti, oltre a fare un verbale, porti anche alcune, diciamo, alcune situazioni positive di fatto. Mi fermo qui perché gliela faccio più. Sì, sì, non si preoccupi, la ringrazio. Allora, scusami che la storia è lunga, ecco. No, scusa. No, ma perché? Ecco. L'unica cosa, ripeto, noi vorremmo che sia giunto il momento che che i fatti vengono fatti, si concluda. Abbiamo visto per Caterina Troiani la cosa, credo che si sia quasi conclusa. Sì, è sul percorso della conclusione, sì. Ecco, anche per il casale speriamo che tutto vada bene e che non vengano impiegati i soldi, ecco, i soldi pubblici, ma che ci sia un privato che si accolla alla situazione, ma che sia un'operazione lecita e che la metta anche a disposizione dei cittadini. Quindi il discorso è chiuso qui. Ok, allora guarda. Sulla questione dell'assegnazione adesso vedremo, del casale intendo, adesso vedremo esattamente con che tempi, come si evolverà, perché quella chiaramente è un'incognita un po' per tutti, vista la dinamica che ci ha avuto purtroppo la vicenda. Sulla disposizione rispetto al territorio, da questo punto di vista mi sento di poter dire che è il bando che fa fede, poi magari noi troveremo anche il modo per trovare la possibile e maggior possibile apertura, però sicuramente adesso siamo, come dire, ci dobbiamo attenere intanto alla questione del bando. Su Caterina Troiani invece volevo segnalare che ho mandato una comunicazione al gruppo Marronaro per capire lo stato d'avanzamento dei lavori. In settimana mi dovrebbero rispondere in modo puntuale. E questo è il primo punto. Secondo punto, vi volevo dire che la Regione Lazio, e parlo in particolare anche ai consiglieri, ci ha messo a disposizione, ci regala 5 platani che possiamo andare a piantumare all'interno del parco come elemento aggiuntivo di riforestazione. È qualcosa che è parallelo. Scusami, 5 che cosa? Platani, ok. Sì, è parallelo rispetto al bando ossigeno che ha bandito la regione, a cui il municipio sta partecipando, perché è frutto, diciamo, di una ricollocazione di una serie di alberi che sono stati interessati da degli interventi in giro per Roma. Non sono stati tagliati ed abbattuti, ma sono stati zollati e rimossi, e quindi abbiamo la possibilità di, fra i vari, 5 possono arrivare qui, e quella è stata identificata come zona 1 per poterlo fare. Adesso anche come commissione magari ci attiviamo verso il servizio giardini per avviare le pratiche per poter concludere questa cosa. Però diciamo, rispetto alla questione del parco di Caterina Troiani, confermo che la situazione è in risoluzione, ma che comunque noi ci stiamo muovendo per cercare di sospingere il più possibile la prosecuzione dei lavori. Torno un attimo sulla questione in generale, vi ricondivido magari anche Google Maps per cercare di fare un attimo il punto a beneficio di tutti quanti e cercare di capire meglio come muoverci anche come commissione, con una chiave operativa di azione. Eccoci qui. Allora, ritorniamo a noi. Quindi, l'edificazione è questa, via della Grande Muraglia. Il parco a cui veniva fatto riferimento prima è il parco nelle immediate vicinanze, che è
fra via Mar della Cina e via della Grande Muraglia, esattamente alle spalle delle costruzioni. Le opere che in questo momento sono state, diciamo, sollevate sono Piazza Cina, che verrà, diciamo, circa a questa altezza, quindi circa alla metà, trasformata in area pedonale, con una piazza appunto pedonalizzata. C'è un primo finanziamento di circa 90.000 euro, 80.000 euro, e a bilancio abbiamo visto però che sono arrivati altri fondi. L'altra grande criticità è sul sistema viario, dello svincolo via Cina, via Fosso del Torrino, per l'immissione, diciamo, qui sulla via Ostiense, prevalentemente sulla zona commerciale. L'altra zona, vuol dire, che è una grande questione inespressa, è questa qui che vedete fra via Camillo Sabatini, piazza Tarantelli e via Sansotta, che è la possibile ricollocazione di quello che era l'ente del commercio romano, che oggi, eccolo qui, questa è la nostra zona di plateatico su sede stradale con una serie di esercizi commerciali, e questa invece è l'altra zona di parcheggio che è stata creata per il Giubileo e che in questo momento sostanzialmente è chiusa, viene aperta però, diciamo, di fatto viene aperta, non è utilizzata come area funzionale. E vi ricordo a tutti quanti che Piazza Tarantelli è una zona di plateatico bisettimanale, che è il martedì e il venerdì, se non vado errato, quindi, diciamo, tutta l'area di parcheggio, il mercoledì e il venerdì, presidente, mercoledì, grazie, tutta l'area di parcheggio che poi si estende da qui fino a qua giù, che interessa la zona di Tor di Valle, della stazione di Tor di Valle, viene poi, come dire, compressa in queste giornate per questa finalità, quindi sicuramente un intervento di questo tipo potrebbe essere utile sia per ricollocare in sede stabile questo che trovare una collocazione appunto per il bisettimanale. L'altra zona che veniva citata prima dal comitato con riferimento agli spazi aggregativi è questa, e chiedo al comitato di essere confortato se non sbaglio esattamente questa che vi sto indicando in questo momento, che è una zona che può essere dedicata appunto alla costruzione di un servizio aggregativo, chiamiamolo così, un centro d'aggregazione. Fatto questo dovuto ricapitolo, io mi sento di fare queste considerazioni. Allora, lo sottopongo ai comitati, ma lo sottopongo prevalentemente ai consiglieri della Commissione. Secondo me il primo atto veloce politico di intenzione che dobbiamo fare è innanzitutto quello di andare a ribadire che i fondi che vengono generati da questa edificazione devono ricadere all'interno di questa edificazione, e su questo penso non ci debba essere tentennamento, così come immagino, visto che su questo c'è sempre generata una grande trasversale disponibilità, una quota parte dei fondi debbano essere impiegati nella risoluzione della viabilità Fosso del Torrino via Cina. Questa la metto proprio come primo standard. Poi possiamo ragionare se il progetto in campo è quello migliore o se è perfettibile con altre soluzioni, questo sicuramente, però penso che una chiara intenzione politica vada data e sia doverosa. Ora, a fronte del fatto che inizialmente si pensava che una parte dei fondi potessero essere destinati sul completamento della piazza civica, dell'area pedonale di Piazza Cina, ma che abbiamo visto a bilancio sono stati poi collocati, io mi permetto di fare un duplice ragionamento. Cioè, secondo me, adesso, le somme non sono molte, quindi sicuramente ci spingeranno a fare un ragionamento, ma mi verrebbe da dire che l'area di via Sansotta potrebbe sicuramente essere un elemento nevralgico, perché va a risolvere una questione del commercio. Riprendo una questione che sollevava il consigliere Ecca, collocandola anche normativamente, cioè l'assenza di un'area di mercato stabile all'interno di questo bacino, ma che invece è presente in aree come Spinaceto, Laurentino, Millevoi, eccetera, ha anche una ragione, come dire, di normativa urbanistica. Cioè tutte queste altre zone sono piani di zona. I piani di zona hanno normalmente un costrutto normativo che spinge ad avere una maggiore presenza di questo tipo di servizi.
In questo caso, trovandoci non in un piano di zona, ma in una convenzione, mi pare fosse una convenzione di lottizzazione, se non sbaglio, così come c'è una minore presenza di strutture pubbliche che non siano scuole, stessa cosa si riversa dal punto di vista sia del commercio di prossimità, che non siano insomma le unità commerciali a fronte strada classiche e private oltretutto, così come anche degli spazi aggregativi. Allora, dal punto di vista del commercio abbiamo questa soluzione qui, però effettivamente c'è anche un'altra interessante soluzione che potrebbe essere l'area di parcheggio appunto individuata in questa zona, che può essere alternativa, perché è un'area chiusa, un'area assolutamente delle dimensioni analoghe a quella di Piazza Tarantelli. Vi tengo, come dire, bene a mente che i mercati settimanali in questa zona sono due, uno è Piazza Tarantelli e l'altro è nella zona di Giuseppe Lopresti, qui a Decima. È chiaro, sono due bacini differenti, distanti, eccetera, anche perché una si rivolge al Torrino Nord, Decima, via Bombay, insomma, questa zona qui, quest'altra invece si rivolge a un traffico differente, anche di passaggio, di Torrino Collinare, e via dicendo. Bisogna riprendere un attimo la cifra del progetto, perché mi pare che ci fosse stato un computo, se non altro sommario, del costo di realizzazione parziale, tra l'altro, su quest'area, di quest'area mercatale, però sicuramente è un ragionamento da tenere molto forte a mente. D'altro canto è anche vero che la zona, quindi con una struttura anche piccola di socializzazione, di aggregazione sul territorio, ritengo sia, possa essere assolutamente una priorità, e vado ad argomentarlo meglio. Come municipio noi ci troviamo nella necessità, nell'incombenza di, sia perché è una nostra specificità politica e una nostra, come dire, anche punto programmatico, ma poi anche per ragioni, come dire, normative, noi abbiamo bisogno di luoghi di partecipazione. E oggi abbiamo, come dire, per forza di cose dovuto accentrare tutto quanto all'interno della dimensione municipale del Laurentino. Ritengo però che sia corretto e che sia anche compatibile, guardando anche alla natura, cioè non facendo una struttura in cemento, eccetera, ma utilizzando una struttura eventualmente anche rimovibile, però ecocompatibile, che prefabbricata, che abbatte i costi, insomma ne abbiamo di bellissime. Io vi invito ad andare a vedere la struttura dell'asilo nido che abbiamo a Bitinia, che appunto è stata creata con queste soluzioni di bioedilizia. Potrebbe essere effettivamente, salvo i costi, un'ottima soluzione, perché risponderebbe alla necessità di creare un luogo di aggregazione pubblico su questo quadrante, alla possibilità di dare ai comitati e alle associazioni che ruotano su quel bacino un luogo per poter esercitare la loro attività sociale, oppure il luogo di aggregazione. Un luogo per il municipio per portare avanti i processi partecipativi e, come dire, creare comunque un altro luogo di presenza istituzionale, che è utile, perché se riguardiamo sempre la dislocazione delle nostre sedi, le nostre sedi sono sostanzialmente solo a Laurentino e con una propaggine che speriamo brevemente riaprirà sia a Bitinia che a Pinaceto, mentre tutta la fascia, diciamo, occidentale del nostro municipio sostanzialmente, anche se non è poi così tanto distante da Laurentino, però non ha nessuna zona di presidio pubblica che non siano le scuole o il centro anziani o l'ASL, che però è fuori dalla nostra portata. Quindi magari con una soluzione di questo tipo, abbattendo quindi molti costi e anche il tipo di intervento, anche di pervasività dell'intervento, potrebbe essere effettivamente una soluzione. Magari non dovendo andare a utilizzare tutti gli 800.000 euro, potrebbe rimanere un'altra cifra che riutilizziamo all'interno del quartiere per fare altro, per sistemare per esempio la zona di parcheggio qui e renderla un plateatico, per, come dire, migliorare la situazione qui della zona commerciale a ridosso, per trovare una soluzione di sistemazione migliore per la zona commerciale, cioè per il mercato saltuario di Tarantelli. E prevalentemente mi viene da dire questo. Poi chiaramente con le economie cercheremo di fare tutti gli interventi necessari che sono richiesti. Per esempio, io
con una serie di economie punterei ad andare a risolvere la manutenzione dei nostri parchi, perché per esempio la piazza che poi è stata successivamente apposta la targa per il consigliere Minima, che si trova qui fra via Chiesa e via Castaldi e via Sabatini, è stata parzialmente realizzata perché non è stata ripristinata completamente, c'era un'area giochi e non c'è più, e questa è l'area giochi di Decima. Il parco di via Camillo Sabatini ha bisogno di una manutenzione. La zona a parco che si trova, aiutatemi, mi sono un po' perso, comunque che si trova anche nella zona di Torrino Collinare, come per esempio il parco che si trova lungo via Pechino, ha bisogno di interventi di manutenzione. Quindi potremmo anche pensare di utilizzarlo per una manutenzione all'interno del quartiere. Ovviamente questo richiederà una serie di passaggi in aula Giulio Cesare, ma per fortuna io ho già aperto un dialogo sia con Tommaso Moteo, presidente della commissione urbanistica, che si è reso estremamente disponibile, che anche con l'assessore Alfonsi e con l'assessore Veloce. Questo, diciamo, è il ragionamento di massima che mi sento di mettere in campo. Relativamente a Torino Nord, io penso che in questo momento, come anticipavo, sia corretto mettere un attimo in stop il ragionamento di intervento diretto del municipio, anche solo come promotore, sulla struttura, per vedere quali saranno le sorti di questo bando famoso, tenendo presente che i soldi che giungono da questo intervento qui, che quindi dovrà essere rivisto, cercheremo di capire come farli calare sul bacino del Torino Nord, perché mi sembra evidente che diciamo la dimensione attrattiva e di peso insediativo che deriva da tutta la soluzione di Europarco, quindi da tutta la soluzione delle zone dei grattacieli, della zona Eni, del centro commerciale e quant'altro, siano un elemento talmente tanto invasivo e pervasivo da riguardare tutto il bacino di Roma Sud, ma che sicuramente l'ambito naturale di ricaduta degli interventi debba essere quello del Torino Nord e il piano di zona Castellaccio. Su questo penso di non aver tema di smentita. Ok, vedo prenotati Ecca, Bagliocchi, Pes e poi Galasso come invitati. Prego, allora, Ecca. Io mi ero iscritto dopo Bagliocchi per legalità, allora, diciamo. Allora, Bagliocchi poi, no, e poi Ecca. Ditemi forse voi. Anche bene, Galasso si era iscritto prima, non lo so. Il mio intervento è comunque breve, lo faccio io, Presidente, se permetti. Prego, certo. Un unico dubbio, il mercato in una di quelle due zone, nel mercato area camper, credo che sia meglio eliminarlo come idea da subito, perché se lavoriamo con un minimo di prospettiva futura, è un'area camper che dovrebbe essere ancora funzionante. Scusatemi, accendo la telecamera perché non mi piace che... Solo per chiarezza, io intendevo di spostare soltanto il mercato attualmente al centro di Piazza Tarantelli, sempre bisettimanale, sempre, come dire, su sede temporanea, chiamiamola così, là dentro, non di fare la struttura. No, io... Ah, ecco, vabbè, però comunque, al di là di questo, abbiamo in prospettiva 2025 l'anno santo e presumibilmente 2030 l'Expo. Un'area camper credo che sia... giusto utilizzarla per questo e non andarla a occupare in altre cose, ritengo. Poi non lo so, è sempre una scelta politica, che la eliminiamo e ci mettiamo al mercato anche se solo due volte a settimana. Però in prospettiva, cioè abbiamo un anno santo e quell'area può essere utilizzata. No, certo, infatti poi, la mia idea era... Nel 2025 ogni due giorni facciamo uscire i camper perché devono entrare... No, 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 certo.